Ciao a tutti, nuovo appuntamento con What's New, cosa c'è di nuovo? La nostra vetrina sulle novità musicali della musica italiana in arrivo nei prossimi giorni. Comincio subito con Rafael Gualazzi, che dall'album Reality and Fantasy pubblica il suo quinto singolo. Reality and Fantasy ha ormai quasi un anno di vita, è stato pubblicato nel mese di febbraio 2011, appena dopo la partecipazione e la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria dei giovani con il brano Follia d'amore. Ora è il nuovo singolo, si intitola Zuccherino dolce. Rafael Gualazzi. Venerdì arriva il terzo singolo di Luca Carboni tratto dall'album senza titolo. Il brano è Riccione Alexander Plus ed è una canzone in cui Luca Carboni cerca di tracciare un po' un parallelo tra quelli che erano i sogni della sua generazione e quello che poi effettivamente è avvenuto dopo e che cosa si sogna adesso. Il brano, ve lo ricordo, Riccione Alexander Plus, il nuovo singolo di Luca Carboni. Tra le nuove uscite in arrivo il singolo di Vivi Calderon, un brano che ci tuffa direttamente nelle atmosfere musicali degli anni 60, all'epoca del beat. Si tratta della cover di Bon Bon Bon, un brano di grande successo in Francia nell'estate 2010, interpretato da Vanessa Quinones. Il testo italiano di questa canzone è di Valeria Rossi, che tutti ricordiamo per aver scritto e interpretato il grande successo Tre parole. Il brano nella versione italiana si intitola Lui ci fa palpitare il cuore ed è il singolo di Vivi Calderon. E prima di chiudere vi segnalo che lunedì 28 novembre viene pubblicato il nuovo album di Tiziano Ferro, L'amore è una cosa semplice, e il giorno successivo, martedì 29, esce Puro Spirito, la raccolta dei brani più ironici e dissacranti di Renato Zero con due brani inediti. Con questo, per questa puntata di What's New, cosa c'è di nuovo, è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana con altre novità della musica italiana. A presto!